Siamo in presenza del consigliere comunale Salvatore Castagnino, che da questa mattina ha iniziato uno sciopero della fame indirizzato al blocco Asacom che c'è su Siracusa per quanto riguarda il servizio nelle scuole per i disabili. Quindi sciopero della fame collegato a una tematica molto importante che è quella dei disabili. Esattamente, soprattutto sottolineare il fatto che parliamo dell'interruzione di un servizio pubblico. Interruzione del servizio pubblico che, ricostruendo l'iter burocratico amministrativo, parte giorno 22 con una comunicazione fatta dall'assessorato regionale a tutte le ex province della regione Sicilia. Con questa comunicazione l'assessorato intimava la sospensione dei servizi e del servizio per tutte le province. L'onorevole Minciullo ha interloquito direttamente con la regione e con la mia iniziativa di sciopero della fame per chiedere alla regione immediatamente di ritirare questa nota. La Regione, giorno 29, bisogna darne atto, fa un'altra comunicazione e all'ex province fa presente che ci sono le somme, ci sono 19.150.000 euro, somme che coprono il servizio per tutto l'anno, pertanto indica all'ex province di riattivare il servizio e le reputa responsabili dell'eventuale interruzione di servizio pubblico in questa nota del 29. Tutte le province, quindi le ex province, si attivano, fanno partire il servizio oggi, tranne Siracusa. Perché? Perché poi da fonti certe, o meglio da dichiarazioni che ho letto, il commissario dice che non ha avuto nessuna autorizzazione, nessun protocollo che lo autorizzi a attivare il servizio. Fatto sta che dell'interpretazione data dall'attuale commissario non abbiamo il servizio. Io chiedo quindi a questo punto le dimissioni oppure la revoca dell'incarico al commissario del Libero Consorzio di Siracusa, perché ha interrotto un servizio pubblico essenziale e necessario a quei ragazzi che hanno diritto e che hanno bisogno di questo servizio per poter andare a scuola e integrarsi nella classe. Come forma di protesta lo sciopero della fame, quindi sicuramente che comporta delle problematiche di salute, che poi lei a chi attribuirà queste problematiche se tutto non viene risolto nei brevi tempi possibili? L'unico responsabile è l'attuale commissario. Il mio medico, tra l'altro, ha già fatto una relazione. Questa relazione verrà trasmessa oggi stesso al prefetto e al dirigente del settore dell'assessorato regionale, che ne prenderà atto e sicuramente proseguirà con un'azione nei confronti del commissario, che reputo personalmente unico responsabile di qualsiasi cosa mi possa accadere. Mentre in città le proteste incalzano per l'interruzione del servizio Asacom, il commissario dell'ex provincia Carmela Floreno chiarisce riguardo la paventata interruzione del servizio di assistenza alla comunicazione per i ragazzi diversamente abili. Il Libero Consorzio Comunale infatti comunica che sono in corso interlocuzioni con l'assessorato regionale competente per garantire la continuità del servizio con le stesse modalità con le quali è stato garantito fino al 31 gennaio.